Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati con Metropolis in diretta per parlare oggi di carne sintetica, farina di grilli, Nutri-Score, insomma pare essere guerra al Made in Italy, vogliamo approfondire meglio questo argomento con voi, potete come sempre scriverci 335-5754-525, lo vedete in sovraimpressione, saluto e ringrazio i nostri ospiti, parto da Samantha Biali, nutrizionista, diet coach, giornalista, insomma ci svelerai. È bellissimo cose. Tornare qui dopo tanti anni. Quindi vi svelerò un sacco di cose. Ecco, anche per noi ovviamente averti, avere Samuele Piscina della Lega, consigliere comunale, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Che è la parte politica che abbiamo scelto perché è quella più contraria all'utilizzo. Assolutamente sì, diciamo che c'è il nostro Made in Italy, i nostri cibi, le nostre tradizioni che vengono costantemente, come dire, messe in discussione dall'Unione Europea. Noi, con la nostra Silvia Sardone in particolar modo, all'interno del Parlamento Europeo, ci stiamo dando da fare per salvaguardare quelli che sono i nostri prodotti locali. E poi in collegamento con noi, non c'è bisogno di presentarlo, giornalista, scrittore Giovanni Terzi, ben trovato. Ciao, ciao Stefania, che felicità essere qui a Telenova con te, veramente grazie. Grazie, grazie a te perché sicuramente ci saprai dare una lettura a quanto sta accadendo, che sta davvero dividendo l'opinione pubblica, perché è andato a toccare qualcosa che per l'italiano è veramente fondamentale, che è il cibo. È il cibo, sono le tradizioni, c'è anche però una parte molto vicina a quella che è l'innovazione. Allora, partiamo da Samantha, sì, che ci può spiegare meglio, perché carne sintetica, allora noi subito pensiamo a un OGM, a una cosa, cioè sintetica, una roba, no, in realtà il termine sintetico è un pochino fuorviante, si parla di carne coltivata e il principio farmacologico è quello che viene utilizzato per esempio per creare nuove cellule per gli ustionati, quindi è la medicina rigenerativa, quindi si prendono delle cellule di un tessuto e si fanno crescere, quindi in realtà è 100% carne, non c'è niente di sintetico. Certo, sono solo proteine, sono solo carne, muscolo, quindi non c'è la quantità del grasso presente in una carne normale, infatti siamo agli albori di questa tecnologia. Ecco, è molto all'inizio, Giovanni, però mi è parso di capire che questa tecnica che è legale già negli Stati Uniti, a Singapore, prevede di base il fatto che non ci sia un animale ucciso. Esatto. No? Giusto, sì, esatto. Bene capito. Esatto. Quindi con una sola cellula si possono avere tipo 10.000 kg di carne. Sì. Questo prevederebbe un'evoluzione. Ma io penserei ai paesi dove muoiono di fame magari, dove invece c'è una tradizione come la nostra, rispettando tantissimo la scienza che io apprezzo, che io seguo, che io in qualche modo insomma quasi guardo con grande ammirazione. Devo dire la verità, forse sarà per la mia età, insomma ne faccio 59 di anni tra poco tempo, non riesco, non ce la faccio a pensare che la carne che mangio, il salame che magari io amo tantissimo mangiare, eccetera, ci sia fatto da una cellula e sia fatto con un principio farmacologico, ecco, quella parola lì, nel senso, non ce la faccio, cioè non riesco ad arrivarci, è un limite mio magari, insomma, cercherò sempre quelle trattorie dove mi danno la carne e il prosciutto e il salame normale. Poi sono bisogna molto capire vecchio. Se è un'innovazione dovuta al ecco qua abbiamo una grafica di come si ottiene la carne sintetica, grazie alla regia. Allora, come? Si prendono delle cellule con una biopsia praticamente da un animale vivo o dalla carne fresca. Poi manteniamo quella grafica perché io non lo so e forse se non lo spiego io, però se non è facile. Tu. Cioè praticamente prelevi con la biopsia. No? Prelevi proprio dei frammenti di tessuto, esattamente come quando noi andiamo a fare una biopsia. Sì. Questo prelievo di cellule andranno messe in una cultura dove ci sono nutrienti, eccetera, 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 quindi non andiamo sotto termini complicati, no. E queste cellule cominciano a replicarsi, quindi incominciamo ad ottenere proteine pure
che poi vengono trasformate e diventano nuggets, cheeseburger e queste cose. Per esempio a Singapore, ve lo dico, sì, dove questa cosa esiste già da parecchio tempo, una porzione di nuggets di questo tipo di carne coltivata costa circa sui $20 ed è costoso per quel tipo di mercato, però pare che piaccia, e soprattutto agli animalisti, perché non viene ucciso l'animale. Allora, diciamo che però il governo, piscina, ha vietato questa cosa, darà delle multe altissime dai 10.000 euro in su, poi praticamente delle grandi penalità per tutte le aziende che si approcceranno non solo nella vendita ma anche nella produzione di questi cibi. E meno, cioè, male, un no secco. Assolutamente sì, ma anche perché adesso siamo agli albori di una sperimentazione, sì, comunque, che stiamo portando avanti. Io direi che gli sforzi della scienza, che apprezzo tantissimo, ci mancherebbe altro, forse li destinerei su altre branche dal punto di vista della salute e la sanità, magari, invece che come dire, concentrarci su un tipo di carne sintetica dove oggettivamente non è che ne abbiamo bisogno. All'interno del nostro paese c'è una produzione vastissima, anzi si rischia di mettere magari in crisi anche molti allevatori che già oggi hanno qualche difficoltà dal punto di vista economico, soprattutto dopo con la crisi di quelle che sono le bollette, del gas, della luce, eccetera, eccetera. Quindi, dal mio punto di vista, è un provvedimento che il governo ha fatto bene ad adottare, soprattutto in assenza di una sperimentazione, di una scienza che sia esatta, che produca con determinate regole precise, stabilite, cosa che in questo momento oggettivamente non è prevista, sì, dal punto di vista mondiale, quelle che sono degli standard. Io capisco che il mondo degli animalisti possa gioire di fronte a questo, e magari sarà il futuro, al termine degli studi approfonditi che possono anche esserci per quel mondo lì, ma sinceramente non penso che sia un mondo che possa andare a sostituire completamente quello che è la carne, il nostro allevamento, il nostro cibo, perché noi abbiamo una tradizione all'interno della cultura italiana da mantenere, che è assolutamente, dice, da mantenere in da ogni mantenere. Modo. Allora, tra pochissimo abbiamo una sorpresa per i nostri telespettatori, quindi a breve dalla regia potete anche dirmi un sì, visto che è una cosa veramente carina che dobbiamo fare. Ce l'abbiamo. Allora, ringrazio e saluto Jacopo Casoni, che è in esterna davanti a che cosa? Ben trovato, Jacopo. Davanti al ristorante, buongiorno a tutti, davanti al ristorante che per primo in Italia ha creato questo cheeseburger, il grillo cheeseburger, quindi con farina di grillo all'interno. Io ho fermato un passante per chiedere, visto che c'è anche questo cartello, lei lo mangerebbe o no? Beh, potrebbe essere interessante, sì, potrei mangiarlo. Ma per curiosità oppure per la storia che è sostenibile? Perché questo è il vero tema, cioè è una carne molto più sostenibile a livello di allevamento, insomma. Per entrambi i motivi, effettivamente. In alcune culture già si mangiano queste cose, lo fanno già da anni, quindi sì, perché no? Quindi vedi che è stata frenata l'arma, la problematica. Anche se poi, ecco, non costa poco, sarebbe interessante, appunto, rispetto al cheeseburger normale che vendono, che quanto costa? 14 euro, 13,90 euro, quindi più o meno lo fanno pagare uguale. No, perché se si va a comprare, ecco, al supermercato, no, perché poi si parla tanto di fare questo tipo di farine, di mangiare i grilli, mangiare gli insetti, eccetera, eccetera, per permettere a quelli che sono i paesi sottosviluppati, diciamo, di poter sopravvivere, perché c'è carenza di risorse alimentari, eccetera, eccetera. Dopodiché andiamo al supermercato e una confezione di grilli ti costa 20 euro, ecco, diciamo che va a cadere anche tutto quello che è il tema di sostenibilità, quello, eccetera, quello eccetera. Sicuramente, intanto fantastico il nostro Jacopo, poi ci collegheremo nuovamente. Ovviamente per lo vogliamo cosa... vedere con il cheeseburger in mano, mentre lo mangio. Sì, ma tra l'altro il grillo lì, cioè la farina di grillo è nella carne, sì, non nel anche nel perché pane. Ci sono delle regolamentazioni ben precise, cioè questi prodotti possono adesso arrivo rientrare... che così ci spieghi tutte le regolamentazioni. Giovanni Terzi, piscina, ci spiegava e diceva sicuramente andiamo ad agevolare la parte che non vuole che si uccidano, tra virgolette, gli animali, ma anche quelli più ambientalisti, perché se pensiamo a un allevamento intensivo quanto il 14,5% del gas serra che abbiamo deriva proprio dagli allevamenti. Certo, poi il ministro Lollobrigida, e poi ve lo faccio sentire, era piuttosto arrabbiato e diceva poi bisogna vedere anche tutti quelli che ci lavorano negli allevamenti, togliendoli.
Ma guarda, io credo che sia una cosa oggettivamente, la posso comprendere appunto per qualcuno, ma non posso pensare che questo qualcuno in qualche modo determini dei miei comportamenti futuri. Cioè, io sono per la libertà assoluta delle persone di fare all'interno delle proprie leggi, chiaramente, quindi di quello che è consentito, di comportarsi come meglio crede. Quindi non, cioè, così come io non voglio influenzare coloro che legittimamente si dichiarano vegani e quant'altro, così come non voglio che qualcuno che si dichiara vegano influenzi la mia voglia di mangiare una fetta di salame normale, classico, come mi piace a me. Cioè, proprio non riesco, ci vuole rispetto da entrambe le parti, con il rispetto per la scienza che comunque legittimamente va avanti su queste cose, ma stiamo parlando di operazioni, la parola magari non so se l'ho capita male io, però era farmacologico, cioè la parola farmacologico per il cibo a me fa impressione, se non diciamo per situazioni. Biotecnologie. Ecco, sì. Beh, a me pensiamo, fa un po' così. Pensiamo cosa direbbero i nonni, cioè te lo mangi tu, cioè la risposta classica del nonno. Ma io una posizione, devo avere una posizione molto tecnica, ecco, no? Sì, è quella perché che io, vogliamo. Esatto, io non voglio esprimere opinioni personali perché non sono qui chiamata a esprimere un'opinione, no, ma dei dati tecnici. Allora, come nutrizionista io mi sono fatta mandare dal Vietnam, che è la prima startup insieme all'Olanda che produce questi cibi, le schede nutrizionali. Oh. Allora, ce le abbiamo quindi solo noi in esclusiva. Ce l'abbiamo, perché sì, non l'ho mai detto ancora in televisione, quindi è la prima volta che lo dico. Okay. Allora, la farina di grillo apporta mediamente 70-80% di proteine di altissimo valore biologico. Considera che a parità di peso con la carne, la carne ne apporta circa 20, quindi siamo a 3 volte tanto. E questo è un dato. E questa carne naturalmente è nata per il fabbisogno di proteine del mondo che verrà, saremmo sempre di più, eccetera. C'è una razionalità, no, dietro questo. Poi all'interno di questa farina c'è la chitina. La chitina che cos'è? Una fibra dell'esoscheletro degli insetti, no? La chitina è questa fibra che nutre i batteri buoni del nostro intestino, quindi ha una funzione immunostimolante incredibile, aiuta il sistema immunitario, la flora batterica, quindi sono cose effettivamente interessanti. Mm. Tra l'altro ti dico una cosa, tu hai mai usato un integratore con il chitosano, quello per il colesterolo, sai, a base di chitosano? Io personalmente no, ma l'ho già sentito. L'hai già sentito, ecco. Sono 20 anni che parlano di chitosano per il colesterolo. Ebbene, il chitosano è esattamente la stessa cosa, è la chitina dei gamberetti e dei gamberi, quindi dell'esoscheletro, che viene lavorata per fare il chitosano. Okay. Per cui è esattamente la stessa cosa. Quindi adesso che il 7 aprile ci sarà la giornata della prevenzione delle malattie cardiovascolari, che ci sono in tutte le farmacie, no? Si può andare a provare la pressione, il colesterolo, il diabete. Potete comprare la farina di grillo. Sì, no, e poi si mangia tutti la farina di grillo. Ma allora, sinceramente, che ci siano dei valori nutrizionali che siano anche diversi e per all'interno di determinate medicine vengano utilizzate, ci mancherebbe altro, però cioè, adesso va bene tutto, ma vogliamo mettere una buona fetta di formaggio, un buon bicchiere di vino, una buona fettina di carne, anche di pollo, per carità del Signore, se vogliamo andare a vedere le proteine, una bella fetta di bresaola. Sono due cose totalmente diverse. Non lo so, Mi sembra abbastanza evidente. Dobbiamo parlarne dopo la pubblicità, perché anche sulle abitudini alimentari e su quelle italiane in particolare c'è un bel dibattito, e tra poco sentiremo anche delle dichiarazioni. Restate con noi. Rieccoci in studio, stavamo scartabellando qua fascicoli per ricordarvi appunto che c'è un test gratuito davvero, no? A parte gli scherzi, no? Perché si dice il salame fa male, la cucina a volte un po' pesantuccia, un test gratuito del colesterolo, della pressione e della glicemia, seriamente, che potete fare in farmacia dal 7 aprile, sono le farmacie Lloyds quelli che la fanno, perché il 7 aprile è la giornata mondiale della salute e in un periodo di tempo che arriva fino al 2 maggio si può andare in farmacia a fare questi test, che effettivamente, no, chiedo, è prevenzione. Poi tu, Giovanni, come vai con il colesterolo, con tutto il salame che stai dicendo che mangi? No, allora io devo stare attentissimo, perché avendo una malattia genetica sotto controllo totale di tutto, però sgarro, perché purtroppo sono fatto così, sgarro. E certamente, allora, se io, a me piace prendere magari degli integratori, mi piacerebbe prendere delle medicine che in qualche modo fanno bene al colesterolo, fanno bene alla glicemia, fanno bene. Io queste le prendo, io sono un fan della,
diciamo, della medicina e della scienza. Sì. Però non toccatemi il salame. Ma non lo so, perché chiedo alla nutrizionista. Sicuramente lo sta chiamando già il medico che sì, l'ha guardato live. Sentito, che dice, ma no, c'è anche una polpetta di carne sintetica fatta con il mammut. Non so se no, non chiamiamola sintetica. Il termine sintetico non è vero, è carne. Ok, carne, un'azienda alimentare australiana che è riuscita a prelevare del cosa dal mammut, e il messaggio è proprio simbolico, che è quello che dice: gli umani hanno ucciso tutti i mammut, adesso la carne non c'è più, la ricreiamo, ne creeremo un'altra finché con un sapore diverso, finché qualcuno, l'obiettivo è proprio far passare dall'utilizzo di una carne come quella di maiale, di mucca, a una diversa. Cioè, dopo la pecora Dolly siamo arrivati a ricreare il mammut. A me questa cosa spaventa particolarmente. No, ma secondo me questo è un messaggio provocatorio per far capire quanto gli allevamenti intensivi spinti ad un certo livello, perché non dobbiamo fermarci all'Italia. Ahimè, facciamo parte dell'Unione Europea, per cui dobbiamo per forza, che ci piaccia o no, vedere anche cosa succede oltre Alpe. E quindi non è tutto come l'Italia. Questo è un concetto che io non condivido, cioè sì, dobbiamo vedere, dopodiché dobbiamo fare le nostre scelte. La nostra scelta, secondo me, è quella della dieta mediterranea, quella dei nostri prodotti locali, è quella di una filiera corta che rimanga all'interno del nostro paese in primis, e poi dove non troviamo le risorse dal punto di vista alimentare, per carità, si va anche all'estero. Per esempio, prima si parlava degli allevamenti intensivi che producono i gas serra, eccetera eccetera. Perdonatemi, però produce il gas serra anche l'aereo che mi porta l'avocado dal Brasile fino all'Italia. Ma infatti, secondo me, queste cose sono nate proprio per tutti insieme cercare di trovare una soluzione. Credo che non faccia piacere a nessuno la situazione in cui ci troviamo, ovviamente. Dico solamente questo, che la dieta mediterranea, tutti pensano che sia pasta, salame e carne. No, vi ricordo che la dieta mediterranea prevede la carne due volte alla settimana. Non tutti i giorni. Sì, però le lenticchie, possiamo dire la verità, che molti le mangiano solo contorno col salame a Capodanno. E allora non parliamo di dieta mediterranea. Quindi la vera dieta mediterranea è tantissimi legumi, tantissimo pesce, formaggio 5 volte alla settimana, carne 2 e salumi 1. Quindi la vera dieta mediterranea è questo. È inutile che ne stiamo a dire la dieta mediterranea. Sì, io mi aspetto che arrivino anche a creare la carne di pesce con lo stesso modo, prima o poi. Detto che, sì, perché se la prendono tutti con la carne. Ahimè. Detto questo, mi sembra abbastanza evidente che se l'obiettivo è quello di sfamare una certa quantità di popolazione all'interno del mondo, che oggettivamente ha delle problematiche a reperire quelle che sono delle fonti proteiche, benissimo, però a questi prezzi e con questi costi di produzione mi sembra abbastanza evidente che l'obiettivo non viene raggiunto, cioè è controproducente. Ma Giovanni, tu che sei appunto uno che ne capisce anche di mondo in generale, ma non è che stanno alimentando una polemica eccessiva da parte della politica? Nel senso, un italiano su tre, a secondo una ricerca dell'Università di Bergamo, ha detto che volentieri proverebbe. Abbiamo visto Jacopo Casoni adesso in collegamento, ha fermato una persona e uno su uno gli ha detto che non avrebbe problemi a provarla. Cioè, forse questo novel food che divide tanto non divide poi così tanto, è una battaglia ideologica? No, insomma, è una battaglia anche legittima rispetto ad alcune tradizioni. Cioè, chiaramente, come viene posta la domanda, scatena giustamente anche un po' di, io dico adesso, la esagero come termine di indignazione. Cioè, è chiaro che se uno mi dice facciamo da una cellula una fetta di carne, facciamo un controfiletto straordinario, io ti dico, insomma, preferisco il controfiletto. Quindi la domanda è posta magari in maniera sbagliata, però nella sostanza io sono contento che ci si batta anche per tenere una serie di tradizioni, che peraltro, guarda, io vengo da Bruxelles, che è una città meravigliosa, ieri ero lì e proprio con la mia compagna ci siamo detti: porca misera, come si mangia bene in Italia. Ecco, cioè, se c'è una cosa meravigliosa d'Italia è quella. Cerchiamo di difendere. Possiamo dire che anche la tua compagna è meravigliosa, che io la amo da sempre, Simona Ventura, sempre la salutiamo. Sì. Intanto salutiamo anche Jacopo Casoni, che è in collegamento con noi, vedo che è pronto, eccoti. Sì, stavolta Grillo Cheeseburger esatto. Simone Carriera di Pane Fritta, quindi di Via Moratori, ti chiedo come sta andando, cioè avete un feedback delle persone che lo mangiano, sta
cominciando a prendere piede? Com'è la sua? Allora, sicuramente c'è molta curiosità. Perché rinquadrate me? Non lo sentiamo? A Milano. Non si sente bene? Non si sente bene, allora chiediamo a Jacopo di ripresentarci tra poco, appunto, il non abbiamo capito se è il proprietario o lo chef, comunque, di questo che ha ideato, che è quello che leggevate su tutti i giornali, che noi anche abbiamo avuto qui in studio, sì, che è il famoso grillo. Ma è un'operazione di marketing, cioè l'imprenditore, sì, mi sembra, ma certo, ma è chiaro, è evidente. Dopodiché la curiosità può anche starci, ci mancherebbe altro. Dopodiché siamo invidiati in tutto il mondo per la nostra cucina, per i nostri cibi, perdonatemi, non penso che possa diventare quella ma che appunto è una cibaria che in Italia possa avere questo grande boom, partendo dal presupposto che poi ovviamente la guerra con l'Unione Europea comincia nel momento in cui fanno il Nutri-Score e i nostri cibi vengono dichiarati totalmente cattivi per gli organismi, per l'umanità, mentre invece i grilli vanno benissimo e sono fantastici. Vabbè, Nutri-Score comunque è stato bocciato, ma è stato bocciato, quel Nutri-Score era un tentativo un po' così. In Francia in realtà per esempio in Germania il Nutri-Score c'è e funziona, certo, su tutti quanti i cibi, però purtroppo ci sono molte proposte, tra l'altro, diverse, mi perdoni se la interrompo, ci sono molte proposte diverse sul Nutri-Score. Il Nutri-Score così non funziona ed è stato universalmente riconosciuto, perché è un algoritmo stupido, è un algoritmo che mi dice quanti grassi ha, quante proteine ha, quanti zuccheri ha e ti metto, e quindi è stupido. Ci sono state fatte altre proposte di etichette differenti, però qual è il loro limite? Che sono complicate da leggere, per cui il problema è che già i consumatori non sanno leggere l'etichetta nutrizionale e fanno confusione con gli ingredienti, figuriamoci poi a capire un Nutri-Score più complicato. Sì, perché a volte le proteine della farina non sono poi quelle del grillo, esatto, ma sono quelle del glutine, vero? Esatto, per esempio molte persone non capiscono nulla, cioè fanno confusione, dicono mangio un alimento senza glutine per dimagrire, in realtà ingrasseranno, perché il glutine è la parte proteica del cereale, per cui se tu togli la parte proteica cosa ti rimane? Il carboidrato, per cui se tu non sei celiaco e mangi un cibo senza glutine ingrasserai. Giovanni, perché sei stupito? Ti mangiavi senza glutine con sì, perché c'è anche tanta ignoranza, io mi dichiaro ignorante, cioè per carità di Dio, cioè io dico la mia, ma non è che la mia sia la scienza. C'è rimasto malissimo, però è così, chi mangia senza glutine ingrassa. Scopro che senza glutine ingrasso, quando cerco di mangiare cose sempre senza glutine mi sento assolutamente un cretino. È banale, niente, Giovanni. Perché se tu togli se tu togli la parte proteica del cereale, che cosa rimane? La parte del carboidrato, quindi se tu vai a vedere le composizioni, un biscotto con il glutine, un biscotto senza glutine, ti accorgerai che quello senza glutine ha un quantitativo proteico bassissimo, 4-5%, mentre i carboidrati schizzano al 70-80%. Infatti di solito, adesso sarò smentito, ma si passa all'integrale che ha più proteine. Sì, più che integrale, perché ha più fibre, quindi permette di avere meno carboidrati, per cui se non siete celiaci il senza glutine, no. Allora abbiamo anche un video di Chef Murdocco, che è un panificatore anche, adesso famosissimo, e vediamo che ci ha mandato soltanto per noi il suo pensiero, visto che anche lui si allena 5 volte al giorno. Molto bene. Vediamo cosa ha detto. Buongiorno, sono Enrico Murdocco e sono felice che ci sia stata questa apertura da parte del governo nei confronti delle farine di insetti. Nel mio caso ho fatto un lavoro con la farina di grilli. Chiaramente sì, ne sono felice, penso ci sia ancora tanto da lavorare anche dal punto di vista burocratico e credo che sia un vantaggio solo se contestualizzato, però, quindi nel mondo della nutrizione, porto sempre il mio esempio in cui allenandomi, facendo 5 allenamenti a settimana, ovviamente seguo una dieta e solitamente faccio magari acquisto barrette proteiche piuttosto che utilizzare le proteine provenienti da carne sia a pranzo che a cena e quindi sarebbe un ottimo sostituto perché il valore biologico della farina di grillo in questo caso è molto alto, abbiamo un 70% di proteine e tutti gli amminoacidi essenziali. Penso ci sia ancora tanto da fare, da lavorare, da scoprire,
non penso che sarà un prodotto che entrerà nella nostra cultura, ma neanche la barretta proteica lo è, quindi potrebbe essere un degno sostituto di questa categoria di prodotti, sicuramente con un valore biologico migliore e molto più salutare. Ecco, e noi salutiamo te, visto che parla di salutare. No, e... io voglio sì. lanciare una provocazione, sì. però la lanciamo dopo, dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità, sì, io sì, 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 vi lancio anche una bottiglia, oh. ma oh. attenzione perché fa male, verrà scritto come con le sigarette. Vediamo, ne parliamo dopo la pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio allora, prima della tua provocazione sì. che devi fare, andiamo in collegamento con Jacopo Casoli davanti al Grillo Cheeseburger, che insomma ci stava spiegando. Sì, siamo appunto qui davanti a Milano, carriera, allora, che va? Quali sono del l'approvato? Allora, diciamo che il feedback è che piace e sicuramente mi vuole. Adesso noi riusciamo a prendere 100 giorni da dividere le che stiamo. Allora, secondo me è colpa tua, piscina. Ecco, è colpa ho boicottato io. Sta boicottando questo collegamento, però se magari ci fate un video poi lo mandiamo in onda noi, facciamo così perché non riusciamo. Siete tremendi, voi. Adesso ti faccio i nostri poteri soprannaturali. Prego. Ma la provocazione è questa. Premesso che per me questa è una grande possibilità, sì. perché le persone adesso sono talmente terrorizzate dal trovare la farina di grilli che incominceranno a leggere l'etichetta e incominceranno a mangiare meglio. Io vedo sempre il lato positivo delle cose. Vedrai che arriverà al supermercato tutto con la lente lì. Tutti a vedere con le applicazioni. Sono quindi, le applicazioni esatto. che ti dicono se è buono e quindi buono. Finalmente dopo anni che dico leggete l'etichetta perché c'è scritto tutto impareranno. Quindi detto questo, però una cosa, io sono certa, matematicamente sì. certa, che se io domani mattina dicessi che mangiare gli hamburger di grilli fa dimagrire sì. e mangeremo tutto. È vero, mi hai già fatto vedere, però, è la verità. Però ho visto un video, ho visto un video di Gino Sorbillo sì. che gli è andata la pizza fatta con la farina sì. di grillo e praticamente ha detto che faceva uno schifo incredibile, cioè rispetto Vabbè, a quella Gino, che è normale. Io lo conosco, Gino, siamo amici da tanto, lui fa la vera pizza napoletana, figurati certo. se la grilla, la pizza al salto, ecco. col grillo. Ecco, no, diciamo però... che le... Poi lì c'è una questione anche di gusti e esatto. temo che anche nonostante il dimagrimento, la possibilità di dimagrire, eccetera, eccetera, non è che ci siano io tanti... Io ho persone che sarebbero disposte a mangiare qualsiasi cosa pur di dimagrire. No, per guardate, carità. Credetemi per carità. Che è l'iPad, vediamo. Preferisco intanto, vivere sano. Con la tua provocazione. E nel mentre appunto dicevamo che il ministro ha parlato seriamente di questa questione, oltre che della farina di grillo, della carne, dando un allarme in generale per quanto può essere proprio la questione anche del divario tra ricco che si può permettere una carne, una farina pseudo diciamo tradizionale e chi invece è costretto a mangiare alimenti più proteici che appunto con meno prodotto diano lo stesso valore nutrizionale. Allora vediamo cosa ha detto il ministro e così lo commentiamo insieme che sono parole forti e importanti. È evidente che noi da molti punti di vista guardiamo alla tutela della nostra collettività e abbiamo ragionato affrontando il tema della qualità. Prodotti da laboratorio non garantiscono, a nostro avviso, qualità, non garantiscono benessere, non garantiscono quella tutela anche, diciamolo con orgoglio, della nostra cultura e della nostra tradizione che anche all'enogastronomia, alle nostre produzioni agricole, lega un pezzo della nostra civiltà e del nostro modello. Riteniamo poi che questo fenomeno, se dovesse riuscire ad imporsi sui mercati, cioè la produzione all'interno di bioreattori più simile a fabbriche che a stalle o a luoghi nei quali si coltiva, produrrebbe evidentemente maggiore disoccupazione, anche perché sarebbe ovviamente più conveniente per alcuni magari produrre in luoghi dove non si rispetta l'ambiente nel diritto dei lavoratori. Ci sarebbero più rischi per la biodiversità, mi sembra evidente che sarebbe meno conveniente investire anche sull'allevamento e la possibilità di sviluppare alcune culture ed alcune attività
proprio dell'uomo nell'allevamento. E poi noi vediamo anche un rischio di ingiustizia sociale, un'ingiustizia sociale che in alcune società già esiste con riferimento all'alimentazione. Società nelle quali i ricchi mangiano bene e i più poveri invece mangiano cibo di pessima qualità, risentendone anche in termini di salute. Mangiano bene e i poveri no. È così. Non sono d'accordo. Però tu hai detto che costava tanto prima. Allora sì, costa tanto, però io dico una cosa. Comunque ci sono cibi di alta gamma, di alta qualità e cibi di minor qualità. E chiaramente chi non se lo può permettere, e sono tantissime le persone, non vanno certamente a prendersi la pasta di altissima qualità, i biscotti di altissima qualità, eccetera. Questo purtroppo va nessuno. Però posso dirti che la minor qualità è diverso dalla scarsissima qualità. Sono due cose però un po' pollo, diverse, sai che cosa? Io quando vedo un'offerta televisiva di un pollo che mi costa 6 euro al chilo, mi faccio delle domande. Come può in un supermercato vendere un pollo a 6 euro al nello chilo? Stesso motivo, nello stesso momento però degli standard dal punto di vista quelli di legislativo proprio devono essere assolutamente garantiti, perché non è possibile che all'interno dei supermercati non ci siano dei controlli seri che... Ma non come... del supermercato, dell'allevamento. Dell'allevamento, un pollo assolutamente. Andiamo a monte, giorni, hai ragione, per carità, nello stesso momento... È evidente che la legge deve essere chiara e lo Stato comunque deve cercare di tutelare. Poi non sempre ci riesce, non sempre si riesce ad arrivare ovunque, ci e mancherebbe poi altro, di lavoro, però bisogna fare tutto quanto possibile. Lui dice che non ci sono più le stalle che offrono grandi posti di lavoro, ci sono queste industrie che... purtroppo sì. Questo sì, è vero, questa ma anche per velocizzare e per automatizzare, diciamo, quella che è l'industria dell'alimentare. Pensiamo solamente, non c'è più, diciamo, per la maggior parte dei casi, l'allevatore che si sveglia alle 5 del mattino per essere giù alle 6 a mungere la mucca. Mi sembra abbastanza evidente, anche perché comunque la quantità di latte che potrebbe produrre altrimenti sarebbe relativamente molto bassa. Questa cosa non può più esistere in un mondo industrializzato come il nostro, mi sembra evidente. Nello stesso momento è chiaro che gli standard dal punto di vista dell'allevamento, è per questo che comunque noi puntiamo molto anche quello che è il cibo che viene dato agli animali, la filiera corta, la possibilità di controllare il benessere animale. Benessere animale, assolutamente sì, io ho un gatto e un cane, quindi sono molto attento alla questione, e queste sono tutte cose che devono essere assolutamente garantite all'interno del nostro paese. Ecco, poi Giovanni, l'Irlanda ha proposto in Commissione Europea di mettere sul vino l'etichetta come sulle sigarette, sul vino, sul whisky, dicendo che nuoce alla salute. Ecco, trovi che sia giusto questo? Perché in grandi quantità nuoce alla salute, ma un bicchiere di vino ai pasti... Anzi, cardiologi di solito dicono che fa anche bene un bicchiere di vino ai pasti. Io, la mia risposta è molto caustica, cioè per fortuna che sono italiano, cioè non sono irlandese. Ecco. Quindi... E poi in Irlanda si ubriacano tutti oltretutto, quindi non riesco a capire... Ma infatti probabilmente c'è un tema sociale lì molto più importante che da noi. Ma a quel punto lo mettono anche sulla birra. Allora, questo sì. Anche, è previsto anche per la birra o solo sul vino? Per ora vino whisky, perché... era molto molto arrabbiato il presidente della regione Lombardia Fontana, che ieri, insomma, sulla tutela del Made in Italy, è un patrimonio agroalimentare il nostro, come leggete dal nostro titolo, che la cucina italiana è candidata proprio a patrimonio dell'UNESCO, e l'Unione Europea però vorrebbe imporre questi modelli. Sarà proprio in occasione del Vin Italy, ci sarà tra poco a Verona, che ci sarà una specie di controffensiva dell'Italia a questa legge irlandese. Però Giovanni, a questo punto dovrebbero mettere un'etichetta su tutto, anche sulla panna montata, cioè se me ne mangio tre è quello io che volevamo fare con sulle caramelle colorate. Fatemi sentire Giovanni, bambini. Sentiamo. No, ma insomma penso che siamo tutti d'accordo, insomma, su questa cosa. Si sta un po' esagerando. Ci deve essere, diciamo che siamo una società molto attenta, almeno parlo della nostra, molto attenta anche alla dieta, molto attenta a nutrirsi in maniera corretta. Adesso è chiaro che il vino non sono le sigarette, è chiaro che, insomma, tutte queste cose sono quasi, mi sembrano quasi delle provocazioni per far parlare di sé, perché altrimenti veramente non hanno senso, sono talmente lontani dalla gente. Poi un'ultima e semplicissima cosa: ma perché quando c'è una minoranza che pensa una cosa, la minoranza deve avere l'approdo alla maggioranza, che hanno piacere magari a bere un bicchiere di vino e a mangiare un pezzo di carne? Cioè io non riesco a capire questo. Io rispetto per chiunque, anche per chi è minoranza, però non si può veramente trasformare
il mondo e farlo diventare al contrario, secondo me. Beh, su questo... Ma secondo me comunque non cambierà nulla, nel senso è un'ottima difesa che sta facendo il governo, che io apprezzo molto, ma secondo me non cambierà nulla, nel senso che noi saremmo tutti morti quando forse un giorno tutti ci nutriranno di farina di grilli o di carne coltivata, quindi io credo che insomma questa sarà una cosa... Le generazioni, però non esisterà più l'umanità in quel scusate, giorno. Scusate, però le etichette vogliono dire tanto. No, cioè, se io leggo su una cosa che fa male, io non la compro. Ma a prescindere perché da potrei quello, essere anche un consumatore che compra una volta la bottiglia di vino. Cioè, assolutamente se c'è scritto sì. che fa male. Ma io italiano, sinceramente, anche se vedo scritto che fa male, conosco la bottiglia di vino, la compro lo stesso. Io, tu italiano, ma noi dobbiamo parlare. Ma infatti stavo arrivando da sta arrivando proprio a questo. Io penso ai paesi esteri dove i nostri prodotti sono diffusi in tutto quanto il mondo e ci siamo trovati con il parmesan piuttosto che come si chiamava quel vino, il Cabernet con la K venduto in Croazia. È chiaro, evidente che nel momento in cui arriva un'etichetta nel quale c'è scritto che un prodotto italiano fa male, noi abbiamo finito con l'export oggettivamente, cioè è un problema che non può non essere valutato, senza contare il fatto che oggettivamente, come dicevamo poco fa, un bicchiere di vino a pasto spesso e volentieri fa anche bene se qualcuno non ha qualche problematica particolare, quindi oggettivamente sarebbe anche una comunicazione abbastanza fuorviante sotto quel punto di vista. Ecco, Giovanni, tu che sei anche giornalista, c'era uscito questo articolo che diceva che il vero parmigiano era solo in Wisconsin e che la carbonara è americana. Ed è stato un duro attacco al Made in Italy dal Financial Times, che aveva preso appunto questa intervista ad Alberto Grandi, che era un professore associato dall'Università di Parma, dicendo queste cose. Cioè, diciamo che noi abbiamo anche un profilo avariato della professione, nel senso non solamente del cibo, e quindi quelle le cose che sono state dette sono cose veramente talmente prive di senso che commentarle si dà spazio a delle cose prive di senso, quindi non, insomma noi abbiamo una tradizione, abbiamo veramente, è riconosciuta in tutto il mondo, vengono da tutto il mondo per mangiare le cose che sono i prodotti del nostro territorio, e mi sembra veramente che dire queste inezie sia solamente fuorviante e siano delle sparate, come dire che ho visto veramente l'asino che vola. Forse il giornalista l'aveva visto, non l'ha scritto, si è dimenticato. Ma io sfiderei invece a mettere sullo stesso piatto il parmigiano italiano e quello di Wisconsin per provare un attimino come qual è la vera differenza. Beh, nello svezzamento di tutti i bambini c'è il parmigiano. È la stessa persona che fa la pizza con la banana sopra, esatto, no? Cioè, nel senso, quindi... Allora, dopo la pausa pubblicitaria, altre novità, ci vediamo tra poco. Rieccoci in studio, allora voglio mostrarvi le specie commestibili, quindi le specie che sono circa 2000 su 1 milione totali, quindi coleotteri, bruchi, api, vespe, formiche, cavallette, locuste, grilli, poi le termiti o termiti, le cemici, e alcuni dobbiamo già dire che li mangiamo anche senza saperlo. Oh, certo. Le 120, la cocciniglia. La cocciniglia, sono coccinelle. Sono le coccinelle rosse che vengono riscaldate, tritate per fare rosso cocciniglia nel Campari e in tantissime caramelle. Infatti c'è una polemica che dura da tantissimo tempo, ma vi devo dire che ahimè ne abbiamo mangiati tutti, perché nel caffè, nel cioccolato, nei cereali rimangono comunque gli insetti, quindi non riescono a essere eliminati durante la fase di produzione. Però trovo che sia giusto, piscina, mettere, come è stato deciso dal governo nelle nuove norme, una scaffalatura a parte per indicare. Sì. Assolutamente sì, perché permette al consumatore la distinzione tra quello che è un prodotto sano, italiano, prodotto all'interno del nostro paese con determinati presupposti dal punto di vista anche dei controlli eccetera eccetera, e un prodotto che probabilmente viene prodotto all'estero spesso e volentieri, che viene fatto con delle robe che fino ad oggi, diciamo, nessuno avrebbe mai pensato in vita sua nel nostro paese di mangiare. Ecco, non è Giovanni un po' un ghettizzare? Diffondo anche il senza glutine alla sua area. Certo, diciamo che quella minoranza che tu non vorresti diventasse la maggioranza resterà lì a scegliersi le sue cose a parte.
Vabbè, però deve essere già contenta che ci sono le cose che desidera, cioè nel senso che mi sembra assolutamente normale, ma non per un fatto di maggioranza o minoranza, però il consumatore deve essere, cioè abbiamo fatto della tracciabilità degli alimenti una bandiera, sapendo anche da chi era lo zio della mucca che veniva mangiata. Adesso, cioè, se uno almeno sapere se c'è un cibo sintetico e da che cosa proviene, mi sembra che sia molto giusto differenziare la scaffalatura. Ecco, poi c'è da dire che c'è anche chi si appassiona di queste cose, lo vuole far diventare di tendenza, come certi VIP. Ci sono dei VIP che mangiano. Sì, in realtà, perché pensaci bene, sì. No? È una questione di, non solo di cultura, di familiarità. Perché se io ti dico che stasera a cena ti preparo una frittata di placenta di pulcino, tu mi guardi e dici, E lo l'uovo, vengo a casa tua. È l'uovo però. Certo. Il bianco dell'uovo è la placenta del pulcino e il nutrimento. Per cui è una questione di familiarità. Se io ti dico il miele che cos'è? È il rigurgito del latte. Fantastico. Latte mastica i fiori, li vomita, perché questa è la verità, e questo è il miele. Quindi cerchiamo sempre di capire cosa ci è familiare e cosa non ci è familiare. Quindi ecco, vi do questa chiave di lettura, poi ognuno la vede come vuole. E poi c'è una questione proprio di culture. Per esempio Angelina Jolie, il primo bimbo, la Maddox, l'ha adottato in Cambogia. E lei mangia le tarantole abitualmente, perché dice, per me il mio bambino è abituato a mangiare sia il sacchettino di tarantole come snack, che fanno parte della sua cultura e della mia cultura, sia le patatine che compra a New York quando andiamo al cinema con i bimbi. Per cui è una questione di cultura, per Maddox è così. Sì. Poi il Kanye West, il cantante di colore, che ha festeggiato la guarigione del papà da un bruttissimo tumore con una cena a base di insetti, perché nella loro cultura sono una prelibatezza importante. Poi c'è Salma Hayek, che è di origine, se non sbaglio, messicana, e anche lei è abituata, per mangiare delle cose molto buone con la sua famiglia, a mangiare insetti. Quindi siamo sempre lì, è una questione di abitudine culinaria, è una questione proprio di familiarità di un cibo, e ci sono delle cose che se io te le descrivo in questo modo tu non mangeresti mai. Beh, perché l'ape non me la mangio, però mangio il rigurgito dell'ape. Certo. Fatemi capire la differenza. Questa è una chiave di lettura interessante, che serve semplicemente per ragionare un po' in maniera meno emotiva e un pochino più giornalistica, oggettiva. Beh, è vero, ecco. Giovanni, quello è proprio la comunicazione, anche un po' l'ABC di come si comunicano le cose, come le certo, espone. assolutamente, però la sintesi di tutto questo e che c'è una cosa meravigliosa, che è la libertà. Bravo. E la libertà mia finisce quando inizia la tua. Questo è il principio fondativo di qualsiasi cosa. Per cui io continuo, non posso mangiare il rucurucito del miele perché mi alza la glicemia, mentre invece la placenta di pulcino sì, la mangerò sempre, anche se si chiama placenta di pulcino. E allora perché però piscina il governo vieta la produzione, la vendita in Italia di carne, non diciamo com'era, non era sintetica, non era in vitro, coltivata, di carne coltivata? Ma perché non c'è ancora la libertà di quelli pochi che la vogliono. Non c'è ancora una qualità, uno standard garantito dal punto di vista anche di quello scientifico. Ci sono delle industrie che provano a riprodurla, a metterla in commercio per lanciare anche quella che secondo me è una moda negli altri paesi, oggettivamente, però non c'è ancora nulla di scientifico sperimentato tale per cui dire è tutto sano, non c'è nessun tipo di problema, gli organismi non avranno nessun tipo di problema con questo tipo di ma anche dal punto di vista del controllo della produzione, intendo. Però è una crociata succede sempre, vi faccio un esempio per farvi capire, il mondo è grande, è tanto grande, per cui molte volte si hanno idee contrastanti. Voi conoscete la stevia, il dolcificante che è utilizzato da qualche anno. Voi dovete sapere che in Sud America la stevia è utilizzata da 50 anni. L'FDA e l'Unione Europea l'ha sempre vietata, non poteva entrare da noi, pur avendo una storia lunghissima in Sud America. Perché erano visioni differenti. Quando dopo 30 anni hanno visto miliardi di studi, hanno detto non possiamo dire che non può entrare, per cui è entrata.
è sempre lì, è una questione, il mondo è grande, le idee sono diverse, le culture sono diverse, e ha ragione Terzi quando dice la libertà. Io dico sempre, è la conoscenza che fa la differenza, dal momento che tu una cosa la conosci, e la conosci bene, e ne definisci bene i contorni, lì sei veramente libero di scegliere, perché meno conosci e meno sei libero. Per cui più informazioni facciamo e più le persone saranno libere di scegliere. Però Giovanni, io penso anche a dei paesini, non al centro-sud, ma anche tanti al nord, che il sushi non lo vogliono vedere neanche disegnato. E lì la conoscenza non la vogliono proprio avere, perché, te lo dico in dialetto, io quel robo lì non lo mangio, un po' come dicevamo all'inizio. Quindi... Cioè, scusate, a Milano sushi, siamo molto in avanti. Però è un cibo sano, pescato anche nel sano, all you can eat, nel ragazzi, senso, a 20 euro sano. Nel senso, dipende dove vai, per carità del signore. Però se vai a mangiare il sushi buono, mettiamola così, è un cibo comunque sano, pesce pescato anche all'interno di filiere controllate, eccetera, eccetera, eccetera. Qui stiamo andando a parlare, cioè, diciamo, non mischiamo no, però è cultura, siamo il cioccolato con altro. Lo so, però Giovanni, no, poi, tu conosci poi, la terra. Sinceramente, io vado in Thailandia, li mangiano solamente i grilli, che non è solamente forza. Quello, è ovvio che ti adatti alla loro cultura, ci mancherebbe altro. Però noi che conosciamo, io conosco personalmente, so che anche tu frequenti un po' la zona dell'Emilia, dove vivono di salumi, di buon vino, di pasta fresca fatta in casa, lì il sushi cioè aprono e chiudono e rimane un po' un posto a volte un po' ghettizzato, è vero? No? È vero, sì, ma ripeto, questo è molto giusto, tutte le cose che sono state dette oggi sono di grandissimo buon senso, il fatto che c'è una cultura, c'è come uno viene informato rispetto al cibo stesso, quindi c'è anche questo, ci sono le abitudini, ci sono, insomma, però ribadisco, cioè, rimaniamo sempre lì, uno se ha voglia di informarsi si informa, magari come diceva prima bene la dottoressa, se ci fosse la carne di grillo, la farina di grillo che fa dimagrire, magari quello sarebbe uno strumento eccezionale per cui tutti fittatissimi che si mangia la carne di grillo perché si dimagrisce. È anche un po' il bello del nostro mondo, però far diventare un'eccezione, una regola, questo credo che sia sbagliato. Allora, su questo direi che siamo tutti d'accordo. Assolutamente adesso, sì. Però quale sarà il prossimo step, Piscina, secondo te? Perché adesso siamo partiti da carne sintetica, farina di grilli, Nutri-Score, cioè l'Unione Europea andrà in questa direzione. Diciamo che l'Italia se ne stanno... si adatterà o no? Ma sì, l'Italia non si adatterà ovviamente, se ne stanno inventando di tutti quanti i colori, diciamo che noi rimaniamo l'Italia per fortuna, non siamo solo Unione Europea ma abbiamo un'identità nazionale anche dal punto di vista di quelli che sono i prodotti locali, noi continueremo con la battaglia della filiera corta, del chilometro zero all'interno del nostro paese, non solo dal punto di vista della salute, anche perché comunque sono prodotti sani, di una dieta che è riconosciuta tra le migliori al mondo, ma anche da un punto di vista quello economico, ossia aiutare quelle che sono le nostre imprese, le nostre aziende all'interno del nostro paese a continuare a produrre e quindi a generare economia nel nostro paese. Ma rimane una battaglia politica, secondo per me te? Sì, per me sì, è politica, perché alla fine il Made in Italy rimarrà sempre il Made in Italy, per cui ci stiamo preoccupando di una cosa che fondamentalmente rimarrà lì, ecco, anzi io ci vedo la cosa positiva, perché penso che la gente comincerà a leggere più le etichette. Ok, però tu nelle tue diete, quando farai diet coach, sì, metterai comunque questa farina, lo chiederai prima per gentilezza rispetto alla tua cliente? Certo, paziente, se io ritengo che un paziente ne abbia bisogno per mille motivi o me lo chiede, io lo farò, perché la libertà, come do una carne di allevamenti non intensivi, come dico andate a prendere le specie dei nostri mari che vengono ributtati a mare ogni giorno perché nessuno li conosce, le zanchette, il pesce spatola, lo zerro, sono aguglie, spratti, voi dite cosa sono? Ecco. Sono pesci del Mediterraneo che costano pochissimo e che nessuno conosce e tutti vanno a prendersi l'orata d'allevamento che arriva dalla Grecia e io mi arrabbio. Brava, giusto? Faremo anche una puntata ovviamente per darvi qualche indicazione a partire di quella che abbiamo dato a Giovanni Terzi, cioè di non mangiare le robe senza glutine, se esatto, quello è... O togliamo proprio il pane è un master. No, beh, a lui suggerirei il pane proteico, in realtà è un pane che esiste adesso anche nei supermercati, ricco di semi e di glutine, per cui anzi lo mettiamo il glutine, che stabilizza la glicemia e quindi ti aiuta ad avere anche meno la pasta proteica, cioè. Bravissimo.
Va bene. È vero, è verissimo. Ti lasciamo allora e ti salutiamo. Grazie per essere stato ciao, con noi. Ciao Stefania, ciao a tutti. Ciao, ciao Samantha Biale. Ciao, è stato un piacere. Anche per noi, a Samuele Piscina. Buona giornata a tutti, della Lega. Grazie di nuovo. Non andate via, restiamo in onda dopo la pubblicità, ancora un'altra parte di Metropolis, a tra poco. Bentrovati con Metropolis. Allora, abbiamo chiuso la parte precedente ringraziando anche in collegamento con noi il collega Jacopo Casoni per aver intervistato appunto gli amici a casa. E intanto saluto e ringrazio qui con noi Francesco Anfossi, giornalista. Grazie, di bentrovati. Bentrovato a te. Allora, oggi parliamo della vostra storia di copertina. Salviamo i bambini, Tribunale dell'AIA appunto, che ha incriminato, leggiamo dalla copertina, Putin per appunto la deportazione di minori ucraini. Sono tantissimi. Sì, uno degli tanti effetti di questo conflitto così sanguinoso è anche la deportazione dall'Ucraina alla Russia di almeno, stando alle cifre fornite da rapporti di organizzazioni indipendenti internazionali e anche dall'ONU, di 16.000 bambini che sono stati portati nei cosiddetti centri di rieducazione politica. In realtà sono dei piccoli lager dove Putin ricatta un po' l'Ucraina anche così, cioè tenendo i figli degli ucraini in questi centri di rieducazione dove non sappiamo cosa succeda. È uno dei tanti capi di imputazione di Putin come criminale di guerra presso la Corte Internazionale dell'AIA, del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA. E noi abbiamo voluto vedere anche un po' più da vicino cosa sta succedendo. È un reportage di Alberto Laggia, che è il nostro esperto di diritti dei bambini, molto molto drammatico, per non dire tragico, anzi direi decisamente tragico. Ecco, sì, vediamo anche dalle foto che sono forti, anche se il viso è oscurato, appunto, le prime immagini, no, del bambino evacuato. Ecco, quella foto che vedete con i visi che abbiamo coperto, e sono le foto tratte da un centro di rieducazione politica dove questi signori detengono i minori ucraini, e tra l'altro non sappiamo quando potranno, se torneranno in Ucraina presso le loro famiglie. Ci sono moltissimi orfani, ovviamente, che sono ovviamente spesso anche resi orfani dai bombardamenti, dalle conseguenze della ferocia di questa guerra, di questo conflitto che non accenna a fermarsi, nonostante ci siano speranze di un cessate il fuoco, che però ancora non arrivano. Ecco, appunto, i ricercatori, leggo su Famiglia Cristiana, che hanno identificato tante strutture, sono 43, e 41 dei quali sono proprio campi estivi ricreativi, quelli di cui ci parlavi, che sono preesistenti in Crimea e Russia, e i bambini vengono portati. Sì, sono finti. Finte vacanze. Sì, li chiamano centri ricreativi, ma in realtà sono dei piccoli lager. In tutto sono 57, compresi delle altre strutture che sono ai confini con l'Ucraina, dalle parti del Mar Nero. È una situazione veramente drammatica ed è una delle tante conseguenze, ripeto, di questa guerra. E poi che porta tanta angoscia e tanto orrore. Ci sono segnalazioni anche delle ONG che sono sul campo, come per esempio Save the Children, che ci ha aiutati a fare chiarezza su questa vicenda. Infatti vedevo Daniela Fatarella, no, la direttrice, sì, la responsabile di Save the Children, fotografata anche sul vostro numero. E poi l'analisi, no, del docente di diritto internazionale, che ha parlato con un articolo, no, della vostra edizione. Sì, abbiamo cercato anche di analizzare i punti di incriminazione da parte della Corte Penale Internazionale. Non c'è soltanto la deportazione dei bambini, c'è di tutto, ci sono massacri di civili, ci sono il non rispetto delle regole della Convenzione di Ginevra per quanto riguarda anche i militari. Insomma, è un criminale di guerra che andrebbe... che dovrebbe fare la stessa fine di Mladic o di altri criminali di guerra, secondo il Tribunale dell'AIA, o quantomeno deve essere incriminato per questo. Adesso vedremo le conseguenze, ovviamente. Ecco. Anche perché la Russia ha definito spazzatura, se non peggio, questo mandato d'arresto, che in teoria impedisce a Putin di andare all'estero, perché verrebbe immediatamente arrestato, quantomeno nei luoghi di giurisdizione della Corte dell'AIA. In Francia intanto una rivolta con protagonista Macron, la prova di forza del monarca Macron, voi avete titolato così,
facendo proprio riferimento a quei blocchi, quegli scioperi, quelle proteste, che la mobilitazione di fatto è contro la riforma che porterà l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Sì, ma vedi, su questa vicenda noi abbiamo fatto più di un anno, ne ho fatto anch'io uno di articoli. È abbastanza luogo comune dire che i francesi hanno la rivoluzione nelle vene, no? Quindi certo, quando si arrabbiano vanno in piazza e protestano, come hanno fatto per esempio con i gilet gialli. E poi è la Francia quella vera, quella profonda, no? Quella dei distretti, delle campagne, della Normandia, della Bretagna, di Bordeaux, di Lisieux, di, insomma, la Francia profonda, che quella che conosceva benissimo De Gaulle, per esempio. Sì. E questo è abbastanza risaputo, no? Ma è forse meno risaputo il fatto che i francesi vengono anche spesso soggetti a tentazioni bonapartiste, perché dove c'è la rivoluzione c'è anche il bonapartismo, no? Sì. E quindi Napoleone I, Napoleone III, il re borghese che fece il colpo di Stato. E Macron pare incarnare queste tentazioni, diciamo, golpiste. Tanto è vero che per imporre la sua riforma, che porta, come dicevi tu, da 62 a 64 anni l'età pensionabile, è ricorso a un cavillo, a un codicillo che gli ha fatto aggirare il Parlamento, no? Tanto è vero che la riforma non è stata portata in Parlamento, con proteste violentissime da parte degli stessi deputati del Senato e dell'Assemblea Nazionale. E dunque l'articolo di Roberto Zichitella analizza questa situazione e appunto mette soprattutto in luce la debolezza delle democrazie più forti occidentali, come quelle della Francia. Ma c'è anche la debolezza della democrazia americana, la debolezza della democrazia inglese, no? Per esempio. Sì. Quelle italiane? Ma. Faremo un'inchiesta anche su questo. Retorica, sì, infatti, ma diciamo che poi è anche affascinante la parte dell'articolo in cui si parla di Macron come uno che si sente un po' onnipotente, che è consapevole del fatto che non verrà rieletto, affronta l'impopolarità di certe scelte dicendo andiamo avanti insieme, no? Sì, però il fatto di non essere rieletto non impedisce che questi debba mantenere l'assetto democratico della sua nazione, cosa che non ha fatto aggirando appunto il Parlamento per imporre questa riforma che sembra più dettata dai centri di costo e dalle banche internazionali, che tra l'altro è l'ambiente da cui proviene, che non dalla volontà della popolazione. Ecco, e poi si celebra l'anniversario del 40° anno dall'arresto di Enzo Tortora, e la figlia Gaia ha ripercorso un po', sì, quello che è uno dei più gravi casi di malagiustizia avvenuti in Italia, un'autentica persecuzione, così lei l'ha definita. Sì, questo è un articolo che ho fatto io personalmente, è un'intervista a Gaia Tortora, che è una giornalista affermata, vice direttrice della Sette, della testata del TG della Sette, ed è nasce da un libro che lei ha pubblicato e che è in libreria in questi giorni, che è molto particolare perché mescola le sue vicende private, in cui si mette a nudo, e devo dire che si mette a nudo anche con un certo coraggio, perché racconta tutte le sue debolezze. Non è facile. Non è facile, infatti me l'ha detto, io mi sono sentito veramente, adesso che lo presento mi sento veramente a nudo, perché parlo, non so, di quando sono stata bocciata due volte al liceo, di quando non ho finito l'università, di quando sono andata in terapia, di quando ho voluto mollare tutto, degli attacchi di panico che mi venivano prima del telegiornale, perché lei era stata assegnata da Mentana al telegiornale del weekend, quando sì, non c'era Mentana, e diceva che un giorno, ha scritto nel libro che leggendo i titoli di apertura gli è venuto un attacco di panico e non riusciva più a parlare. Quindi questo coraggio straordinario in cui racconta queste sue debolezze a me personalmente ha molto colpito, e secondo me rivela la sua forza, cioè il coraggio di mettersi in mostra. Ma perché lo ha fatto? Lo ha fatto per far capire come l'arresto di suo padre non si sia fermato soltanto al dolore di suo padre, evidentemente, che come tutti sanno ha vissuto era un innocente, incarcerato ingiustamente, poi è stato assolto per non aver commesso il fatto, e quindi è diventato l'antonomasia, è diventato l'esempio, no, dell'errore giudiziario. Ma la sua è stata una persecuzione. Perché una persecuzione? Perché sì, ha coinvolto anche non soltanto Enzo Tortora, ma anche le sue figlie amatissime, che si chiamano Silvia e Gaia. Silvia ci ha lasciati l'anno scorso, e è rimasta Gaia a portare il cognome Tortora e a testimoniare di questo dolore, di questa scia di dolore che i giudici che hanno
condotto l'inchiesta su torto, l'hanno lasciato anche nella famiglia, quindi per testimoniare anche il dolore che gli errori giudiziari si portano dietro, che non riguardano soltanto l'indiziato, l'imputato, ma riguardano la sua famiglia, un carcere da cui forse l'imputato prima o poi si libera, ma la famiglia no. Ecco, infatti la gogna mediatica, tu scrivi già, ah sì, cioè poi sempre, c'è un'accusa, no? Molto, molto forte, molto come dire, molto determinata nei confronti dei mass media, della gogna mediatica, perché voi sapete che è stato portato in manette. Pensate che lo hanno arrestato la mattina, sì, anzi prima dell'alba, l'hanno portato in caserma e hanno aspettato mezzogiorno affinché arrivassero tutte le truppe. Certo. Dopodiché lo hanno fatto uscire dalla caserma e hanno fatto questa passerella con le manette per far vedere che avevano arrestato il grande conduttore televisivo. Non dimentichiamo che Tortora è stato uno dei quattro grandi conduttori televisivi insieme a Corrado Mantoni, Mike Buongiorno. Beh, vediamo qui anche l'immagine di Portobello che va avanti da generazioni. Celeberrima per i boomer come me è un programma indimenticabile, il venerdì sera non potevamo mancare. Ma anche questo hanno voluto far vedere, no? Era il pennacchio a una maxi operazione contro la criminalità organizzata di 800 imputati, in cui 200 poi erano già stati scartati subito per omonimia, pensate. Penso. Su 800, 200 errori giudiziari, già subito. Però con Tortora hanno tenuto il punto perché era un po' il simbolo dell'inchiesta, ma soprattutto perché c'erano 11 pentiti, la nazionale dei pentiti la chiamava, sì, Enzo Tortola, 11 pentiti che per il sistema della convergenza del molteplice, come si dice in termini giuridici, dicevano che lui era uno spacciatore, che l'aveva, in realtà non era vero niente, erano tutte balle, poi hanno anche confessato che si sono inventati delle palle, gli hanno chiesto scusa, uno di questi ha detto alla Gaia Tortola in una lettera, mi inginocchio, e la Gaia Tortola con una bellissima battuta, perché poi anche Gaia ha anche un certo senso di umorismo, sì, resti pure in piedi, gli ha risposto, nel senso che non era molto facile perdonare gente così. No, assolutamente, beh, è molto, molto, molto interessante, anche perché poi da un caso singolo ci sono vari esempi, no, di quello che si può traslare, no? Cioè su una maxi inchiesta del genere. Ma purtroppo non è cambiato molto, perché avete visto poi con l'arresto di Enzo Tortora del 16 giugno del 1986, ma poi c'è stata Tangentopoli nel 92 e nel 94, insomma siamo andati avanti per anni, ma è stata una spettacolarizzazione degli arresti, no? Sì. Ricordate gli schiavettoni a Enzo Carra che erano peggio ancora le manette. Non è cambiato nulla, dice Gaia Tortora, e purtroppo non mi sento di darle torto. E poi lei avrà anche raccontato nel libro, immagino, il ritratto di suo papà dal punto di vista poi di quello di una figlia, no? Oltre che sì, adesso non voglio raccontare tutto il libro, però, che è bellissimo, voglio... ma devo dire che sì, poi c'è questo pensa che Enzo Tortora le scriveva in francese, Enzo Tortora era praticamente bilingue, aveva questa conoscenza del francese molto, molto spiccata, che poi lui sfrutterà quando verrà eletto al Parlamento di Strasburgo come parlamentare europeo, e le scriveva in francese perché lei era una studentessa di lingua e voleva che si impratichisse. Allora Gaia dice, sì, io nell'intervista dice, sì, io gli rispondo le prime due o tre parole, gli rispondo in francese e poi continuavo in italiano. Sì, certo, non c'era Google Translate. Ero talmente commossa ed emozionata che non avevo voglia di scrivere in francese. Ma sì, e vedo che poi con gli anniversari c'è anche quello di Iannacci a 10 anni dalla morte, sì, i ricordi di tuo figlio, di Elisa Chiari, no? Sì, che è un ricordo del figlio, che è un ricordo molto bello, molto intimo, che parla di un papà normale, nonostante il papà fosse un monumento nell'ambito del cabaret, della canzone, è stato un mostro sacro. Tra l'altro è un personaggio quasi rinascimentale, perché era un medico molto affermato, molto serio, era un cabarettista, era un creatore di canzoni, era un musicista, faceva anche l'insegnante di judo, se non sbaglio, tutte le sere, non si capiva bene quando dormiva, probabilmente non dormiva mai. Però nella privacy, negli affetti familiari, era molto, molto presente, racconta il figlio, e assolutamente teneva fuori l'aspetto, diciamo, professionale, artistico, che lo contraddistingueva. Ecco, sarà sicuramente tra le cose interessanti che andremo a leggere nel nuovo numero. Intanto grazie a Francesco. Grazie a te, Amos. Grazie a voi come sempre. Ecco, noi ci vediamo domani alle 13 con Metropolis, e buon proseguimento. Ciao.